Era appena successo il fatto di Masha Amini in Iran, che era stata massacrata dalla polizia religiosa iraniana, la polizia morale iraniana, perché non aveva indossato bene. Allora, il mio è stato poi un omaggio al coraggio, alla forza e alla bellezza delle donne iraniane e non, concetti che sono esemplificati dagli occhi azzurri e dal cuore rosso di rose che si vede. Il testo che c'è qua scritto invece è di una poetessa iraniana che è vissuta nel periodo dello Shah, quindi prima della rivoluzione femminista, una poetessa femminista che con i suoi testi e con la sua vita praticamente dimostra come fosse moderna, come fosse libera la società prima dell'avvento del regime attuale. Diciamo inserita in una trilogia di opere tutte ispirate da questa, dalla giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Noi abbiamo accettazione, consapevolezza e rinascita. E quindi abbiamo voluto questa fotografia rielaborata digitalmente vederla mentre si libera di quello che sono le sue paure, la paura di raccontare, la paura di vedere la realtà per quella che è, e finalmente dopo questo percorso accettare la realtà. Vi dico solo brevemente le altre due opere. Una si chiama Iris ed è nata, diciamo, dalla conoscere Cristina. Il progetto Iris è l'arte. Esatto, la sua storia molto di dolore, ma anche questa di rinascita. Attualmente, fino al 30 di novembre, io ve lo dico, è esposta a Cernusco Lombardone nella biblioteca. L'ultima opera di questa trilogia si chiama Sia criminale non è amore, ed è un concetto veramente importante. È l'opera che più rappresenta il momento della rinascita. Infatti abbiamo un'arba fenice che nasce. Il fatto della bellezza è stato strappato un fiore nella terra de Bergen. Il firmamento ha una stella raggiante di freschezza pura, di gioventù. La tenebra ha strappato il fiore, ma il fiore è volato nella luce delle stelle, la più luminosa. Sarà la nostra folgorazione dal cielo, con l'iridescenza più virtuosa, la nostra luce è Iris. Ricordo vivo della sua unicità radiosa. Il buio ci strappa la felicità con il disgusto per la tenebra, angosciante dell'ingiusto. Ma noi teniamo nel nostro cuore la bellezza di osservare il cielo, per sentire il sole nella nostra anima, dove cullare i nostri sogni, sapendo che li abbracci con la tua felicità viva ed intenso. Nessuna stella e nessuna luce si può adombrare dal buio, se pulsa nei nostri cuori per sempre tuoi. Solleveremo sempre gli occhi per sognare un passo dalla tua luce. Questa è la poesia. Un giorno senza senso, in cui una mano assassina ha fermato il tempo. Ho perso la strada verso casa, senza sosta, ho vagato tra lacrime e domande, sono rimasta muta in bocche senza risposte. Ho perso la strada verso casa, allora umile ho chiesto aiuto al vento, lui mi ha reso brezza che dissolve la nebbia. Ho perso la strada verso casa.